Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi. La gestione dei social media è un'attività complessa che richiede tempo e organizzazione. La gestione ordinaria è fatta di task ripetitivi e disomogenei, come accedere a diversi social network e account, monitorare le conversazioni e interagire, creare contenuti e pubblicarli, scoprire e condividere contenuti interessanti e misurare le performance di tutte le attività. O ti affidi all'improvvisazione, oppure ti serve una strategia e magari un buon assistente. OSpeaker è un tool di gestione del piano editoriale, la tua cabina di regia per gestire tutte le attività sui social. Prova OSpeaker e approfitta dello sconto del 30% sull'abbonamento annuale che ti regala Merita Business Podcast usando il codice SC30MERITA-1. SC30MERITA-1. OSpeaker, sviluppato su misura per i professionisti e le imprese italiane. Provalo www.ospeaker.com. Benvenuti su Merita Business Tool, la rubrica in cui scopriamo uno strumento in grado di semplificare la nostra vita lavorativa. Io sono Giorgio Minguzzi. E io sono Giada Centofanti. Continuiamo la serie alla scoperta di strumenti utili con un'app che ci consente di tenere traccia del tempo che dedichiamo a progetti e compiti vari. Oh là là, quindi già da oggi cosa ci fai scoprire di nuovo? Che cosa ci consigli? Allora, l'applicazione di cui vi voglio parlare oggi si chiama Toggle. È un tool molto semplice, ma allo stesso tempo potente, soprattutto perché ha lavorato molto sulle integrazioni con altre applicazioni. A cosa serve? Serve a registrare in diretta o in un secondo momento il tempo che spendiamo a lavorare su determinate cose. Usarla è molto molto semplice, basta schiacciare un bottone e l'app comincia a tracciare il tempo. E d'altra parte Toggle è scritto un po' diversamente, ma chiaramente richiama la parola inglese toggle, che vuol dire proprio far scattare un interruttore. Quindi molto semplice, ma a questa semplicità di utilizzo possiamo aggiungere un contesto, per esempio specificando su quale task stiamo lavorando e a quale progetto appartiene questo compito. In più, come accennavo prima, si possono inserire dei record di tempo anche manualmente, senza tracciarli in diretta. Quindi di fatto è un cronometro a cui puoi aggiungere alcuni dati se stai lavorando su un determinato progetto, quindi anche se lavori che non hai lì il tuo toggle puoi aggiungerli, ma è un cronometro e basta. Che cosa hai detto prima, che si integra con qualcosa, ma con che cosa? Esatto, noi infatti possiamo usare o semplicemente, se vogliamo, l'interfaccia web o le app di Toggle, oppure, cosa molto comoda, possiamo sfruttare le tantissime integrazioni che Toggle offre. In questa maniera possiamo continuare a lavorare con i tool a cui siamo normalmente abituati e allo stesso tempo tenere traccia di tutto in Toggle. Vi cito solo alcune delle app che sono integrate, per esempio Basecamp e Asana per il project management, Todoist per invece il task management, diversi prodotti Google, fra cui per esempio... Scusami, quindi io ho dei task su Basecamp o su Asana, tipo fai questo compito, e io potrei attaccarci Toggle a quel task lì in modo che alla fine io posso fare quanto mi è costata la commessa, giusto? Allora, praticamente sì, tu puoi con la versione gratuita tracciare semplicemente il tempo, mentre con la versione a pagamento puoi dare anche un costo al tuo tempo e quindi alla fine assieme alle ore che avrai lavorato avrai anche quanto devi essere pagato sostanzialmente. Meraviglioso. Sì, molto utile. Poi fra l'altro, per esempio, si aggancia anche a Google, al Calendar, a Google Drive o anche a Gmail, quindi veramente tante integrazioni che sono aumentate ancora di più attraverso i servizi di automazione come Zapier e Integromat. Come vi dicevo, Toggle ha un'interfaccia web e delle app, ma quello che fa la differenza sono l'estensione per Chrome e l'add-on per Firefox, che ci permettono proprio di utilizzare quelle integrazioni di cui parlavamo prima, quindi Basecamp, Asana, eccetera, eccetera.
E poi ci sono le applicazioni desktop per Mac, Windows e Linux e le applicazioni per dispositivi mobili iOS e Android. Quindi molto molto completa, la suite va un po' su tutto. Sì. Quanto costa? Hai detto che c'è una parte gratuita, però hai anche detto che c'è una parte a pagamento, giusto? Esatto, Toggle ha un piano di base gratuito che chiaramente non ha proprio tutte le funzionalità disponibili. Per esempio non c'è, come ti dicevo, la possibilità di dare un valore economico alle ore, e nel piano gratuito i componenti del team di lavoro possono essere al massimo 5. Dopodiché ci sono dei piani a pagamento che sono comunque abbordabili, perché partono dal Pro, che costa 10 dollari scusami al mese, oppure 9 sottoscrivendo il piano annuale, per arrivare fino al Business, che invece costa 59 dollari al mese o 49 sempre se si sottoscrive il piano annuale. Bene, quindi siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Molto interessante questo oggetto, Toggle, molto molto interessante. Grazie allora per essere stati con me e con Giorgio durante la scoperta di questo tool. Se avete voglia di farci una domanda sull'app che vi abbiamo fatto scoprire oggi, oppure se volete lasciarci semplicemente un saluto veloce, passateci a trovare su merita.biz. Tutti gli appunti e i link citati da Giada, anche il link a Toggle direttamente, sono già sulla pagina del blog che vi aspettano. Esatto, e se invece volete darci un feedback sulla puntata di oggi, lasciateci una recensione su iTunes. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi. Io sono Giada Centofanti. E questo è Merita Business Podcast. Ciao! Ciao. Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz